si chiamerà Francesco. È questo il nome scelto dal signor Ho Jin per entrare alla sequela di Gesù. Un nome che è un simbolo, il suo modo forse di ringraziare l'ospite venuto da lontano. Quel vescovo di Roma che si è fatto prossimo al suo dolore di padre, che ha guardato negli occhi la sua indicibile sofferenza. Al Papa ha domandato il battesimo, che è già grazia personale e consolazione per un paese intero. La Corea non può dimenticare i 300 ragazzi morti con il figlio di Ho Jin in gita scolastica nel naufragio del traghetto Sewol. Papa Francesco l'ha capito molto bene e come il buon pastore si è caricato questo fardello di disperazione. Durante l'incontro con i parenti delle vittime nello stadio di Daejeon ha assicurato loro preghiere e a questo papà, in particolare, ha promesso di impartire il battesimo, coronamento di un percorso spirituale che in 2 anni lo ha avvicinato sempre più alla Chiesa Cattolica. Francesco, ha raccontato padre Lombardi, è rimasto molto colpito dalla tragedia di questi genitori. Sulla sua mantellina, nel corso del viaggio coreano, ha indossato sempre un piccolo fiocco giallo, simbolo del sostegno a chi, dal giorno del disastro, chiede verità e giustizia al governo di Seul.